about 3 days and 200,000 miles into the flight, Mission Control did miss the significance of a cryptic message from the astronauts. Che non è andato, perché nei primi 10 minuti diciamo che la squadra ha tenuto, siete addirittura passati 2 volte in vantaggio, poi dopo cosa è successo? No, il problema è che stasera eravamo nettamente in emergenza, mancava il portiere nostro titolare, un nostro attaccante che di solito fa la differenza, e poi comunque fisicamente stasera non c'eravamo. Forse è la difesa che ha fatto anche un po' acqua. Sì, sì, vabbè, diciamo che la colpa è generale, dall'attacco alla difesa. Nessuno si salva, sconfitta meritata. Alla fine a livello individuale è arrivato anche il gol, sì, un po' una piccola soddisfazione. Non fa adesso, quando si perde 12-5 non fa adesso.
importante è vincere. Sperando che la prossima vada meglio, anche perché avete perso qualche punticino dalla diretta, diciamo, squadra che era proprio Cappella. Vi faccio in bocca al lupo. Speriamo di rifarci alla prossima. Sì, è stata una bella partita, sicuramente. Non me l'aspettavo perché stasera non stavo tanto bene, un po' di influenza. Come si vede sono un po', diciamo, sottofiato, però comunque è stata una partita divertentissima. E il risultato? Nei primi 10 minuti siete andati un po' in difficoltà, siete passati in svantaggio 2 volte, poi siete saliti in cattedra. Cosa vi ha fatto scattare, diciamo, la molla per andare in vantaggio? Diciamo che all'inizio secondo me stavamo un po' freddi. Poi non lo so, però capita sempre, noi siamo, diciamo, se non prendiamo prima gol non ci impegniamo al massimo. Vittoria che quindi per adesso vi vede balzare sopra la squadra che sta per giocare Cercone, quindi momentaneamente salire di una posizione. Cosa ti aspetti da stasera? Sulla carta Cercone è una partita facile contro FLT, però... Ma io spero, sicuramente sarà un'ottima partita. Comunque a me, al di là del risultato di Cercone oppure di Torre Cavada, stiamo disputando un ottimo torneo, diciamo, tranquillo, ci stiamo divertendo tanto e penso che pure gli altri che lo stanno facendo si stanno divertendo, diciamo, quasi tutti. E allora grazie anche a Miraglie, un in bocca al lupo per la prossima. E per adesso è tutto.